Ditemi che è un sogno! Ditemi che è un sogno! Piano. Dammi! Dammi! Piano. All'esordio! All'esordio! Ho fatto due assist, ho preso una traversa! Dammi! Andiamo. Dammi! Andiamoci piano! Andiamoci piano! Fly down! Ma parecchio fly down, ragazzi, Sì, questo già esulta, sì. Abbiamo fatto, secondo me, una partita, non voglio dire a due facce, però secondo me c'è qualcosa che dobbiamo ci andare a analizzare. Ci arriviamo con calma, ma lasciate una marea di mi piace se domani volete la live reaction. Esatto. Se ne lasciate una marea, ve la metto domani mattina. Detto questo, ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti, salutiamo. Ciao. Mi batte il corazon, ma sapete come? Il corazon. Da che cosa vogliamo partire? Mi devo bere un goccio d'acqua. Ah, tu devi prendere un goccio d'acqua. Allora, io partirei che praticamente la Fiorentina dopo un quarto d'ora stava già con uno di meno. Perché questa è la premessa d'obbligo che dobbiamo fare. Una cosa, sul secondo canale YouTube stasera potrebbe uscire il post partita del Napoli. Ok. Quindi iscrivetevi e attivate la campanella. Vai, continua, io bevo. Dicevo, Drongoski, un'uscita su Abram, che è proprio lo stesso Abram, tra l'altro, a procurare l'espulsione. C'hai ragione, non per un attimo me l'ero completamente dimenticato. Non dimentichiamo questo particolare che è importantissimo, ragazzi, perché Abram anticipa il taglio. Drongoski esce praticamente a valanga. Il tocco c'è, ragazzi. Il tocco c'è per quanto si sia allargato Abram. Tocca col piede. Le nonne e le zie, ultimo uomo, l'arbitro espulsione. Non c'ha nessun dubbio. E là, ovviamente, la partita si è indirizzata, perché è normale che sia così. Sì, perché la partita si indirizza sotto quel punto. Assolutamente sì, perché dopo 10 minuti praticamente la Roma passa in vantaggio proprio con un assist di Abram. Gol che viene rivista al VAR, perché in quel momento praticamente sembrava Mkhitaryan leggermente in posizione di fuorigioco. Sì, ma tutti avevamo pensato, questo è fuori gioco, già visto. Sì, ma infatti non ha neanche esultato. Va a finire sicuramente così. Mkhitaryan non ha neanche esultato, invece poi viene rivisto con Abram che pregava dicendo: ragazzi, guardate che era regolare, era regolarissimo il passaggio che ho fatto per Mkhitaryan, e c'aveva ragione. E infatti 1-0 convalidato, palla al centro. Poi ragazzi, diciamo... Te posso fermare un attimo però? Come no? Per come si era messa, per l'1-0, per l'espulsione loro, sì. Non mi aspettavo una Fiorentina così cattiva. È non bello. Mi aspettavo una Fiorentina così vogliosa di provare comunque ad agguantare il pari. È proprio quello che stavo pensando. Cosa dire. Che poi è avvenuta, ma sappiamo tutti com'è avvenuta, perché c'è di mezzo, ovviamente. Allora, c'è di mezzo l'espulsione di Nicolò Zaniolo. Ingenuo. Esatto, perché ingenuità clamorosa. Due gialli che secondo me erano evitabilissimi entrambi. Guarda, il primo ce l'ho pure sta, ma il secondo sai che se è ammonito non devi andare non a far fallo tattico. Non puoi entrare in quel modo irruento, sì, che poi fallo tattico che non serviva, cioè non serviva praticamente a nulla. Ha rincorso il calciatore avversario, adesso non ricordo chi nella fattispecie, però comunque fallo che secondo me è stato inutile e che porta all'espulsione di Zaniolo. Ma per quei successivi 8 minuti in cui poi arriva il pareggio della Fiorentina, è successo veramente di tutto, la perché Roma siamo ha andati subito tre sì. occasioni nitide, siamo andati completamente in palla, la Fiorentina ha rischiato tre volte. Questa il è l'unica nota negativa. Alla quarta è arrivato il gol di Milenkovic, secondo me un errore di Cristante che si perde sì, in fase difensiva, proprio Milenkovic che se poi l'è perso e non avrebbe assolutamente dovuto. Segnaliamo anche comunque la parata di Rui Patricio su che Vlahovic. Ha fatto una parata secondo me clamorosa, la blocca in una situazione, ragazzi, veramente clou, in una fase veramente clou della partita. Parata importantissima quella di il pareggio, ragazzi miei, quando è arrivato dopo l'espulsione. No, paradossalmente il pareggio io ci ho avuto in quel momento io ci ho avuto paura e ho detto ci ha spezzato completamente. No, ho pensato ma ci spezzerà completamente le gambe. Ma l'ho pensato anche io. Il problema invece è che il gol del pareggio di Milenkovic ti sblocca mentalmente, perché subito dopo Reagisci. Arriva la traversa di Abram, che ha fatto una giocata strepitosa per le quindi sulla destra. Mamma mia. Mette sta palla in mezzo, Abram va a colpire di testa, spacca la porta. Ma già stava in aria. Esatto. In aria, ancora prima che arrivasse il cross dei Pellegrini, ragazzi. Esattamente. E invece poi sempre Abram che taglia in profondità. Ragazzi, sembrava fuori gioco. Era netto. Quello era fuori gioco. Era netto, ragazzi. Solo lui continuava a dire. Ragazzi, non è
Non è! Mentre stava lì mezzo, bene, tu a rimorchio la butta dentro 2-1. L'unico che ci ha creduto veramente, che è stato, ragazzi, lui. È buono. È gol. Era solo Abram. Solo Abram ha creduto. Ma come cazzo fa? Io non ho capito. Non ho... C'ha un occhio, è impressionante, ragazzi. Non mi voglio saltare queste piccolezze, però io ci faccio tanto caso. Io un minimo mi sto esaltando, però ovviamente per questa partita. Certo. Stasera, tra mezz'ora, tre quarti d'ora, piedi per terra. Assolutamente. Con calma. Ma sono tre punti, eh. Sono tre punti. Sono tre punti importantissimi contro una squadra che secondo me quest'anno farà faticare in tanti, eh. Sì, perché ragazzi, la Fiorentina secondo me, mo l'abbiamo vista, specialmente in quel momento in cui... In quei 10 minuti, scusate, mi stavo finendo un discorso, in cui la Roma rimane in 10 e la Fiorentina riesce a entrare in partita, cioè comunque ti dimostra che nonostante l'inferiorità numerica per 50 minuti ritorna appena si ripareggia la situazione, la Fiorentina stava subito pronta per attaccarti e per mettere dalle corde. Ma la differenza la fa Italiano. La differenza secondo me è anche il cambio d'allenatore, la mentalità, la qualità nel gioco, la qualità nell'aggressività, secondo me già si vede la qualità anche nella verticalizzazione rapida e anche in quelle classiche spizzate che un paio di volte ha fatto Nico Gonzalez. Ma forse anche tre volte. Alla Ranieri mi verrebbe da dire, con queste spizzate, con queste palle che vengono messe in mezzo e poi che creano gli spazi. Ti posso dire la verità, per certi versi il gioco d'Italiano mi ricorda vagamente il calcio di Sarri. Vagamente c'ho quell'impressione. Vabbè, è simile, però non è proprio uguale. Non è proprio uguale, però per alcuni tratti mi sembra di vedere quel tipo di calcio. Ultima cosa, ultima battuta, perché poi Abraham fa l'assist, esce dal cambio a Shomurodov. Il colpo di tacco se ne va, ragazzi, sì, miei. Esatto, anche una giocata abbastanza. Allora, tecnica. Posso dire una cosa prima che vai avanti? Sì. Non è proprio identico ad Edin Dzeko. Abraham, mi stai dicendo? Non c'entra niente con Dzeko. Secondo me è molto simile, perché oggi la prima punta ti ha fatto due assist. Secondo è me uscito lui, entra l'altro e ti fa un altro assist. Cioè è uno che gioca per la squadra. Secondo me non è uno che pensa solo a tirare in porta e a fare gol e a sfonda tutto. Secondo me è semplicemente il prototipo dell'attaccante moderno. Cioè, quindi, che sa fare tutto, sa fare gol e sa fare assist. Dzeko pure è un attaccante moderno, non è un bomber di quelli che si mette sul palo e aspetta la palla. Il paragone, aspetta, ti faccio sto paragone. Sono simili ma diversi. Ti faccio sto paragone, che è quello che io personalmente ho subito di più nel corso degli anni. Dzeko Higuain. Te parlo di qualche anno fa. Sono completamente diversi. Ecco, io volevo a Roma un attaccante che ci avesse la stessa cattiveria di Higuain. Adoravo Dzeko, ma non c'aveva la cattiveria di Higuain. A me Abraham stasera mi ha dimostrato per pochi minuti, 70 minuti, che c'è una personalità che rispetto a Dzeko, cioè, non lo vede proprio. La personalità che mette in campo Abraham e non Eldor è minimamente paragonabile a Dzeko. E Eldor? Eldor, ragazzi, entra in quei 20 minuti, ti chiude la partita, perché fa una giocata strepitosa, resiste al contrasto, mette una palla in profondità perfetta per Veretout, che la deve solo appoggiare. Veretout, tra l'altro, ricordiamolo, due gol stasera. Giusto, non ha tirato rigori, eh? Giusto per dire. Quindi, ragazzi, la partita per stasera è andata bene così. Non esaltiamoci, perché la strada è lunghissima. Ne permetti, ne posso esaltare in altri 20 minuti e poi ritorno coi piedi per terra? Sono contento. Perché io sono contentissimo. Sono molto Io sono contento. Molto contento. Ma mi ha fatto piacere poi, la Roma ha sofferto, perché in questi 90 minuti ha sofferto particolarmente la Fiorentina. Vero. Per larghi tratti della partita. Vero. Però nel momento in cui si è trattato di mettere fuori le palle, la Roma ci ha messo. Tirate fuori. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali. Dai. 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 Dai